Circa 3 mesi prima di spararsi nel petto, era il 27 luglio 1890 e sarebbe morto 2 giorni dopo, Vincent van Gogh scriveva al fratello Theo, che viveva a Parigi, chiedendogli aiuto perché avvertiva il bisogno di cambiare ambiente, rinchiuso da un anno nella casa per malati psichiatrici di Saint-Rémy-de-Provence, dove in realtà non riceveva alcun tipo di cura. Leggiamo in quella missiva, datata 4 maggio 1890. «Qui l'ambiente comincia a pesarmi più di quanto possa esprimere. Ho pazientato più di un anno, ho bisogno d'aria, mi sento oppresso dalla noia e dal dolore». Dello stesso periodo della lettera è il dipinto che oggi condivido con voi per la nostra sosta contemplativa, il Buon Samaritano, oggi conservato nel Kröller-Müller Museum di Otterlo. Theo van Gogh inviava periodicamente al fratello Vincent riproduzioni in stampa di dipinti di pittori celebri, tra questi Eugène Delacroix, uno dei suoi preferiti. Sono diverse le opere del maestro romantico che van Gogh replicherà nel suo stile, una è proprio il Buon Samaritano, che Vincent copiò, o sarebbe meglio dire, reinterpretò. Certamente, in questa, come in altre tele di soggetto sacro, per così dire, possiamo trovare traccia dell'ambiente religioso in cui van Gogh era cresciuto. Non dimentichiamo che era figlio di un pastore protestante. Gli studi teologici per divenire lui stesso predicatore e la sua missione tra i minatori possono aver segnato la sua ispirazione. Ma di fatto la parabola lucana, tra quelle che più facilmente si ricordano e che oggi sta al centro della liturgia di questa domenica decima quinta del Tempo per Annum, viene riletta da Vincent avendo sullo sfondo l'opera di Delacroix, ma soprattutto alla luce del suo vissuto. Già nei dipinti precedenti a questo, ispirati ad altre tele del maestro francese come la Pietà, van Gogh inserisce un elemento autobiografico. Il Cristo morto che la madre mostra ha i tratti del pittore stesso. In esso troviamo un vero autoritratto. La tela del Samaritano, probabilmente, tenendo conto del momento in cui vide la luce, possiamo leggerla come un autentico appello, una richiesta d'aiuto, come quella messa per iscritto al fratello Theo. Fedele nell'impostazione generale alla tela originale, ma con altri colori ad altra luce, l'opera di Van Gogh parla una lingua diversa. Il paesaggio, che in Delacroix appare quasi un monocromo, in Van Gogh diventa protagonista. Diviso diagonalmente, troviamo toni freddi nella parte superiore, caldi accesi in quella inferiore, dove è collocata la scena centrale del racconto parabolico. Se la scelta di un fondo scuro operata da Delacroix metteva in risalto il rosso acceso della tunica del Samaritano, questi, nella versione di Van Gogh, sembra fondersi col paesaggio stesso. Per Van Gogh il vero protagonista non è tanto il Samaritano con il suo gesto d'altruismo, ma è il dolore della vittima dei briganti che si fa appello e chiede ospitalità, come il malessere del pittore stesso. In secondo piano, come nel dipinto originale, 2 figure defilate, quasi macchie di colore. Il sacerdote ed il levita, che si allontanano, avendo cambiato strada per non rischiare di contaminarsi col malcapitato abbandonato mezzo morto lungo il sentiero. Una cassetta aperta e vuota, lasciata per terra, ci ricorda che quell'uomo assalito dai briganti è stato spogliato di tutto. Al centro la scena è occupata dai 3 protagonisti. Sì, 3, il ferito, il samaritano ed il cavallo, che contribuisce all'operazione di salvataggio, i quali ci raccontano la fatica di questo momento. La schiena inarcata del soccorritore samaritano che tende i muscoli nello sforzo di sollevare in groppa al cavallo il corpo appeso morto dell'uomo. Il cavallo che sembra puntare le zampe per far forza ed accogliere l'inaspettato passeggero. L'uomo che sembra abbracciare il suo soccorritore nel tentativo di aggrapparsi a lui, quasi divenendo un solo corpo. Sentendo sulle braccia tutto il peso dell'altro, il samaritano, che resta senza nome, partecipa della sofferenza dell'uomo lasciato mezzo morto, che è stato un incontro non previsto, come per gli altri 2 viandanti che lo hanno preceduto lungo quella strada. Solo lui, però,
Da questo inatteso si è lasciato cambiare i programmi, a dispetto di ogni questione teologica, etnica o di buonsenso. È in quelle braccia che sentono il peso dell'altro che si manifesta l'agape e si adempie il comandamento in una prospettiva completamente nuova.